Meno negozi tradizionali, più attività legate al food. Dopo 10 anni di crisi economica, le città abruzzesi cambiano volto. A scattare la fotografia è Confesercenti Abruzzo, che ha curato un'indagine sui dati Move Imprese presentati a Pescara. In 10 anni le attività food sono cresciute del 12,3%, passando da 9.635 a 10.826, dato leggermente al di sotto della media nazionale. Scendono invece i negozi tradizionali, meno 16,58%, pari a meno 3.838 unità. Stabile il numero dei commercianti ambulanti, mentre cresce quello delle attività ricettive. Variegato il quadro che emerge analizzando la situazione nelle singole province. Pescara, infatti, si posiziona al terzo posto in Italia per incremento percentuale del settore turistico, più 29,75%, grazie alle 602 nuove attività aperte fra alberghi, bed and breakfast e ristorazione. Il boom della ristorazione, caso quasi unico in Italia, consente anche di arginare il calo del commercio, con i negozi tradizionali che crescono dello 0,34%. Boom della ristorazione anche in provincia di Teramo, dove il turismo ha conosciuto un aumento del 14,9%. Situazione drammatica invece nell'Abruzzo interno. All'Aquila il numero di negozi è sceso del 42,2%, record in Italia, con un calo considerevole anche nel settore turistico, meno 7,49%.